Alla vigilia della riunione del Consiglio europeo, la Premier Giorgia Meloni critica le mosse della Banca Centrale. Ieri la BCE, per bocca della Presidente Christine Lagarde, ha anticipato la decisione di incrementare i tassi di interesse. Una ricetta semplicistica, sostiene la Presidente del Consiglio, la cura rischia di essere più dannosa della malattia. Meloni ritiene più utile concentrarsi sulle cause specifiche che scatenano l'inflazione, proseguendo su misure di contenimento dei prezzi di energia e materie prime. Sul MES la Premier prova a smorzare le polemiche interne, dice di non aver cambiato idea e ribadisce: ratificarlo ora non è nell'interesse dell'Italia. Quanto ai migranti, dice ancora, è una sfida europea che richiede una risposta europea. Nuovo appello per la pace in Ucraina di Papa Francesco. Il pontefice, nell'ultima udienza generale prima della consueta pausa estiva, ha fatto riferimento ai santi Pietro e Paolo, di cui domani si celebrerà la solennità. Alla loro intercessione affidiamo la cara popolazione ucraina, ha detto, perché possa presto ritrovare la pace. Intanto c'è attesa per la missione del cardinale Matteo Maria Zuppi a Mosca. Il presidente della CEI si trova per conto del Papa nella capitale russa, dove è stato ricevuto dal consigliere per la politica estera del Cremlino. Per ora nessuna conferma su un possibile incontro con il presidente Vladimir Putin o con il ministro degli esteri Sergei Lavrov. Segnali di rallentamento per l'inflazione a giugno. I prezzi restano per la prima volta stabili rispetto al mese precedente. Non succedeva da maggio 2021. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione nulla su base mensile e un aumento del 6,4% su base annua. Segnali di frenata anche per il cosiddetto carrello della spesa. Frena l'aumento dei beni alimentari per la cura della casa e della persona. Per l'Istat a giugno il rallentamento dei prezzi dei beni riflette l'andamento di quelli dei beni energetici, la cui variazione su base annua passa da più 11,5% a più 2,0%. Via libera del governo al nuovo codice della strada. Tolleranza zero per chi guida dopo aver assunto droghe col cellulare in mano o contromano. In tutti e tre i casi verrà sospesa la patente. Stop che può arrivare fino a 30 anni in caso di recidiva. Stretta sulle due ruote, casco obbligatorio anche per i maggiorenni, targhe e assicurazione per tutti i monopattini. Regole sui sorpassi delle bici. Bisognerà stare a 1,5 metri di distanza. I neopatentati dovranno attendere 3 anni per guidare macchinoni di grossa cilindrata. Il nuovo codice della strada dovrà ora essere esaminato e approvato dal Parlamento. Una redazione paneuropea composta da giovani giornalisti, content creator e operatori dell'informazione provenienti da 8 paesi sarà al lavoro nella sede del Parlamento europeo di Bruxelles lunedì 3 e martedì 4 luglio. La 2 giorni rappresenta la parte conclusiva di corsi di formazione che si sono già tenuti nelle diverse realtà nazionali. Spiega motivazioni e prospettive dell'iniziativa Raffaella De Marte, capo unità al servizio media del Parlamento europeo. Crediamo che le tematiche europee facciano parte proprio di un curriculum essenziale del giornalista di domani, cioè tu non puoi affrontare i temi dell'attualità del XXI secolo senza saperti mettere gli occhiali dell'Unione Europea. Al via a Roma, nelle sedi di UniDroit, corsi di formazione per 22 giuristi provenienti da 17 paesi dell'Africa. Dell'iniziativa, con al centro l'esigenza di armonizzare il diritto privato a livello internazionale, parla Edward Derek Villa, giudice della Corte Suprema del Sudafrica. So I think firstly the actual students, the delegates who attend. I partecipanti ai corsi dovrebbero studiare i principi di UniDroit perché spesso nel loro lavoro, come avvocati o magistrati, si troveranno in situazioni nelle quali le norme nazionali non basteranno a dare risposte. I partecipanti ai corsi sono giudici, avvocati di Stato ed estensori di testi legislativi provenienti da paesi dell'Africa molto diversi e lontani tra loro. Lezioni di cucina con le cuoche italiane di Lady Chef per le rifugiate siriane e palestinesi in Giordania.
questo uno dei corsi di formazione del progetto SACEL, realizzato da COPI, in partenariato con AIDOS e altre associazioni e finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. In Giordania si consuma tanto pane e prodotti da forno, ma molte persone sono in sovrappeso o hanno disturbi alimentari. Così nel mio laboratorio impiego impasti più leggeri, farine diverse o senza glutine. Grazie a Lady Chef, oltre ad apprezzare le differenze tra la cucina giordana e quella italiana, ho imparato ricette più salutari. Ora voglio puntare ad aumentare la mia clientela, ma anche sensibilizzare sui problemi alimentari e dimostrare alle donne che avviare una propria attività è possibile. Torta di mais con marmellata di guava, succo d'arancia e pao de cuello. Il pane al formaggio da gustare con espresso e cappuccino. È la colazione alla brasiliana che potrà adesso essere assaporata ai tavolini dell'Emporio Sant'Eustachio, tradizione ma anche commistione nel cuore di Roma. Alla presentazione della nuova opzione di menù hanno partecipato anche l'ambasciatore Helio Vitor Ramos Filho e Raimondo Ricci, il proprietario del locale. Qui a Sant'Eustachio si beve il caffè numero uno di Roma e sono molto amico della famiglia di Raimondo. E abbiamo avuto questa idea di fare insieme una cosa che rappresentasse l'amicizia e i legami Brasil-Italia. Dato che noi importiamo il caffè dal Brasile, quindi vendiamo tutti i giorni il caffè del Brasile, ma molti non conoscono le tradizioni del Brasile. Bentrovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Ha fatto una scappata a Napoli il vice premier e ministro per le infrastrutture e i trasporti Matteo Salvini, adattendolo i rappresentanti del sindacato UGL riuniti in un albergo del lungomare per il congresso della Federazione Nazionale Viabilità e Logistica. In una giornata piena di impegni istituzionali, con un incontro nel pomeriggio in vista dell'imminente entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, così come lo stesso ministro ha raccontato alla platea, un blitz a Napoli per elencare al sindacato quanto il governo sta preparando sul fronte infrastrutture per la viabilità. I progetti su cui Salvini punta tutte le fiche, soprattutto per il sud, ponte sullo stretto di Messina e collegamento ferroviario diretto Napoli-Bari, con l'obiettivo del primo viaggio entro metà luglio e i disagi della circumvesuviana. Su Napoli stiamo investendo sull'alta velocità ferroviaria con soldi veri, con cantieri aperti sulla Napoli-Bari e il collegamento diretto ferroviario Napoli-Bari, di cui qualcuno a sinistra parlava da anni, sarà realtà dal prossimo mese di luglio. Stiamo investendo anche in metropolitane in tutta Italia, ovvio che in 8 mesi non recuperi un ritardo di 30 anni, però diciamo che penso che tutti i sindaci ci stiano riconoscendo velocità e concretezza. Aggiungo per i sindaci che dal 1 luglio, quindi da settimana prossima, entra in vigore il nuovo codice degli appalti pubblici che permetterà di aprire i cantieri più velocemente e di perdere meno tempo per appalti e per uffici. Ministro, qui c'è una ferrovia regionale, la Vesuviana, che quando si l'altro pure regala una gioia. Quindi io sono un autonomista, quindi do piena fiducia ai comuni, alle province, alle regioni. Se qualcosa ancora a lungo non funzionasse, come mi sembra che qua non funzioni, ahimè, dovrò chiederne conto a Roma. Come ha dimostrato la vicenda Whirlpool, bisogna portare le vertenze fuori dai luoghi di lavoro dove nascono e si sviluppano. E in questo contesto il ruolo dell'informazione è determinante. Ad affermarlo il segretario generale della CGIL di Napoli e Campania, Nicola Ricci, intervenendo nella sala del Consiglio del Comune di Napoli al convegno Comunicare il Lavoro, promosso dalla SLC della CGIL. In questa regione, ha spiegato Ricci, ci sono tante storie di aziende in crisi che devono essere raccontate. Una comunicazione moderna che abbia giusto equilibrio da servizio pubblico e privato deve dare voce a tante vertenze, a tanti diritti negati, molte vertenze che se non venissero in qualche modo evidenziate dal servizio che le TV fanno in questa regione, dalla stampa,
non avrebbero davvero diritto di cittadinanza. Oggi è in pericolo la democrazia, la libertà di informazione va combattuta in ogni modo. Una riflessione oggi insieme all'SLC va in quella direzione. Vertenze che hanno, come dire, un grande impatto e deve uscire fuori da quell'alveo che è il luogo di lavoro. SLC è da sempre impegnato nel difendere i diritti dei lavoratori, ma anche l'articolo 21 della Costituzione, che garantisce la libertà di pensiero. Così Gianluca Daniele, segretario generale SLC CGIL Napoli e Campania. E abbiamo cercato di mettere insieme i due lati, cioè il lato, diciamo, della difesa dei diritti dei lavoratori, per cui diciamo di coloro che operano nel campo della comunicazione, che con l'innovazione tecnologica sono anche compressi, e comunque in generale il tema, diciamo, della libertà di informazione, cioè di come si comunica, che poi soprattutto per alcune vertenze è anche, diciamo, un tema di carattere sindacale, perché ovviamente c'è anche, diciamo, una rilevanza da questo punto di vista. 151.000 euro raccolti in una sola serata, una somma ragguardevole che andrà a finanziare il progetto Chance dell'Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma Open ODV. A Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, 180 tra chef stellati e non hanno raccontato la storia della cucina made in Campania e raccolto l'appello di Buonissimi, l'evento di beneficenza organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella. Sono arrivati chef dalla Sicilia, dalla Puglia, dall'Alta Italia, quindi un grazie infinito a tutti questi chef che credono sempre nel progetto dell'Associazione Open. Quest'anno abbiamo cercato di creare un turnover di partecipanti e purtroppo non siamo riusciti ad accontentare tutti i nostri amici, ma è una famiglia che si allarga sempre di più. E quindi ringraziamo chi c'è e chi c'è stato negli anni scorsi. Oltre 2.000 persone hanno assaggiato piatti innovativi, ma anche della tradizione regionale. Un evento che dal 2017 fa della parola solidarietà il suo hashtag principale. Siamo buonissimi, quindi tutto fa rima. E in queste occasioni un piatto golosone, pasta e patate che fa un tuffo a mare. Spesso facciamo questi eventi dando il cuore, quindi stasera ci è ricapitato di venire qui a Buonissima per dare il meglio e dare tanto buono. Questi eventi benefici che se ne fanno, non la sera si ritira più ricco a casa e pieno di sentimenti. A presentare la serata Pippo Pelo e Adriana Petro. Soddisfazione nelle parole di Anna Maria Alfani, presidente di Open ODV. Con stasera si conclude questo importante progetto di ricerca e ci fa piacere ancora di più perché quest'anno noi festeggiamo i 20 anni della Open, nata nel 2003, oggi compie 20 anni e da 10 anni siamo affiancati da Silvana Tortorella e Paola Pignataro per questa bellissima edizione, evento che si chiama Buonissimi. Cinque borse di studio intitolate alla memoria di Mia Filippone. È questa l'iniziativa presentata stamane in comune dal Movimento Cristiano Lavoratori in collaborazione con il Comune di Napoli e l'Università Federico II, ad un anno dalla prematura scomparsa dell'ex vice sindaco partenopeo. Tre premi da 350 euro ciascuno saranno conferiti alle studentesse e agli studenti che hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti al liceo classico Antonio Genovesi, al liceo classico Jacopo San Nazzaro e all'istituto tecnico tecnologico Marie Curie, scuole di cui Mia Filippone è stata dirigente. Altre due borse di 1.000 euro ciascuna verranno assegnate invece a studentesse e studenti della Federico II che nell'anno accademico precedente la data di emanazione del bando abbiano conseguito la laurea magistrale nella durata legale del corso di studi con una votazione di almeno 107 su 110. La valutazione dei candidati sarà affidata ad una commissione costituita da dirigenti scolastici, docenti universitari e avvocati individuati dal Movimento Cristiano Lavoratori. Ai nostri microfoni il vicepresidente nazionale MCL Michele Caputo e il professor Arturo De Vivo, marito della professoressa Filippone. Abbiamo
creduto e pensato, realizzato un premio permanente di borse di studio dedicate ai ragazzi sia del mondo dell'università e in particolare della facoltà di filosofia dove lei ha insegnato, eccetera, della Federico II, e sia negli studi di istruzione superiore dove lei lo stesso ha insegnato. Queste borse di studio rappresentano il riconoscimento agli studenti e lei per la scuola ha vissuto. Io posso soltanto dirvi questo, che a distanza di tanti anni persone di varie età le telefonavano, le venivano a trovarla, le chiedevano consigli e lei è sempre stata presente per loro. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale. Appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci. In compagnia del dottor Salvatore Sannino, coordinatore della tavola rotonda svoltasi oggi presso lo IAV Club Italia Mediterranea. Che cosa vuole essere, ma soprattutto qual è la mission? La mission è ritornare a pensare, a ragionare insieme per avanzare proposte. Il meridione d'Italia sta correndo un grande rischio. L'idea scellerata di praticare l'autonomia differenziata è qualcosa che dividerebbe l'Italia, svuoterebbe di contenuti la Repubblica Italiana e danneggerebbe il Meridione. Noi riteniamo che rispetto a questa proposta vada fatta una seria opposizione. Oramai ci hanno raccontato che il Sud è soltanto una zona di piagnoni, di degrado sociale, civile, economico e culturale. Tutto questo non lo possiamo far passare. Audizioni alla Camera, al Senato hanno dimostrato che questa legge sarebbe un danno enorme per il Paese. Ecco, noi diciamo no a questa proposta per difendere l'unità d'Italia, per difendere il Mezzogiorno e allo stesso tempo vogliamo riorganizzare le regioni del Mezzogiorno in un'unica rete perché si possa procedere a spendere i fondi della Comunità Europea a Costituzione invariata, ma per grandi progetti infrastrutturali del Mezzogiorno stesso. Abbiamo un elettorato sempre più stanco, sempre più sfiduciato. Perché dovrebbero scegliere Italia Mediterranea? Anzitutto perché Italia Mediterranea per loro non si candida a nulla, ma perché l'Italia Mediterranea è la terra dove noi viviamo, l'Italia Mediterranea è la nostra zona, è il Mezzogiorno d'Italia. C'è una grande opportunità. Il 20% delle merci mondiali passano nel Mediterraneo e noi non abbiamo un'area infrastrutturale e portuale tale da poter raccogliere queste merci. Noi stiamo cercando di riorganizzare le menti perché 10 anni, 20 anni di populismo, di giustizialismo hanno offuscato le ragioni di un pensiero riformista articolato e stiamo cercando di rimettere insieme. Poi se ci sarà il voto per un nostro movimento lo vedremo al momento. Una domanda un po' provocatoria, si sente più italiano o napoletano? I napoletani hanno fatto l'Italia, il Meridione, i meridionali sono morti al fronte nelle due guerre, nell'opposizione al fascismo, nella creazione dell'unità di questo popolo, per cui io sono un napoletano italiano senza rinnegare assolutamente nulla di quello che i nostri padri fondatori, i miei genitori, i miei avi hanno costruito in questo paese. Un meglio che ha posto in essere una serie di problematiche. Secondo lei c'è un'opportunità di creare una soluzione nuova rispetto al momento? Io credo che intanto questo convegno è stato molto importante perché siamo riusciti a delineare un pensiero comune approfondito contro l'autonomia differenziata, che è un provvedimento antistorico che rappresenta solo un partito politico che oggi cerca di sopravvivere, che è sotto il 10%, ma nessuno lo vuole in realtà questo provvedimento. E intanto noi come Sud ci lanciamo a governare in qualche modo dei processi importanti che avvengono nel Mediterraneo e l'Europa che guarda il Mediterraneo. Un convegno che ha lanciato qualche idea, secondo lei e la sua forza politica si può collaborare? Assolutamente sì, intanto ponendo al centro dell'attenzione le questioni, non i problemi. E una delle questioni è questa malamente portata avanti dell'autonomia differenziata, del regionalismo differenziato. Su questo tema
non attraverso una rappresentazione di un no apodittico, ma attraverso la spiegazione puntuale del perché questo regionalismo differenziato aumenterebbe i divari e renderebbe il Mezzogiorno ancora più suddito, ancora più in difficoltà, credo che si possa trovare una piattaforma larga che deve essere politica, sociale, associativo, insomma una piattaforma capace di rappresentare una proposta diversa, che è quella della valorizzazione dei diritti di ogni cittadino indipendentemente dal luogo di nascita e dal luogo di residenza. La connessione ovviamente alla stazione, si passerà sotto alle stazioni della linea 1, quando si aprirà la linea 6, tra qualche mese ovviamente si prenderà anche la linea 6, ci sarà veramente, quella è una svolta, perché dal porto e dalla stazione marittima si arriverà col sottopasso nella zona di Piazza Municipio. Sindaco, sembra che stasera le abbiano affidato un grande compito, quello di unire le forze per avere un sud più efficiente. No, ma sicuramente noi dobbiamo lavorare, non solo io, ma tutti gli amministratori del Mezzogiorno debbono lavorare in una visione riformista per mettere insieme un sud che è molto dinamico, che ha grande voglia di cambiamento e che vuole essere una grande opportunità per l'Italia e per l'Europa nel rapporto con l'Africa e nel rapporto con i Balcani. Questo PNRR si farà? Ma per quanto riguarda i nostri progetti, noi stiamo camminando rispettando i cronoprogrammi con velocità, quindi siamo confidenti che raggiungeremo gli obiettivi previsti per il 2026. Chiaro che insomma adesso passiamo alla fase della realizzazione e dell'attuazione, quindi il ruolo delle imprese e della loro capacità di rispondere a questa grande mola di lavori è fondamentale. Dice Iossa, ma questa è una proposta socialista, riformista, l'anima, che cos'è? L'anima è socialista ed è una proposta che noi mettiamo in campo adesso rispetto alla debolezza della politica e la debolezza dei partiti. Oggi il mare Mediterraneo è diventato un mare centrale, un mare strategico che deve interessare molto l'Europa, perché la Cina si avvicina sempre di più all'Africa, la Russia tenta di indebolire la sponda sud della NATO e la Turchia vuole tornare da grande protagonista. Noi siamo la piattaforma logistica naturale nel Mediterraneo, perciò il nostro no deciso all'autonomia differenziata. L'Italia deve essere una sola, unita, e dobbiamo portare l'Italia unita in Europa e l'Europa nel Mediterraneo. Questo è il fronte delle forze riformiste. Il loro raggio d'azione è il Mezzogiorno d'Italia, il loro obiettivo è l'Italia in Europa e l'Europa nel Mediterraneo.